Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Albano Carrisi nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, figlio di Carmelo Carrisi, 1914-2005, e Yolanda Ottino, 1923-2019, una coppia di agricoltori. Si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine della sua terra d'origine. Scrive a 12 anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra. Addio Sicilia. Frequenta l'Istituto Magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a 17 anni per trasferirsi a Milano. Lavorando nel ristorante Il Dollaro del capoluogo lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Di fronte alle parole di Albano Carrisi, la conduttrice Serena Bortone rimane di stucco, chiedendo aiuto alla sua fidata collega. Ma come arriva? Iva, digli qualcosa. Iva Zanicchi non si tira di certo indietro, esordendo con: ma va là, ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l'hai superato, amore. Perché uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore. In effetti, Albano con la sua battuta ha fatto riemergere i ricordi di un brutto episodio che l'ha visto protagonista. L'accaduto risale al 2016, in occasione del concerto di Natale presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma. Durante le prove, il cantante ha accusato un forte malore all'improvviso che l'ha costretto ad un trasporto d'urgenza in ospedale. Dopo la giacenza e controlli del caso, l'artista ha scoperto di essere stato colpito non da uno, ma da ben due infarti. Questa condizione ha costretto Albano a sottoporsi ad un'operazione di 3 ore. Nella disgrazia Albano se la cavò con 2-3 giorni di ricovero per poi ritornare alla normalità.